Bentrovati con Transport, l'approfondimento sul mondo dei porti, dei trasporti e della logistica. Siamo stati a Roma per l'annual meeting di Assarmatori, abbiamo raccolto diverse interviste tra cui quella del presidente di Assarmatori Messina, quella del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini e poi abbiamo anche raccolto l'esperienza di Caronte Tourist Isole Minori con l'amministratore delegato che ci ha spiegato quali siano le difficoltà nel reperire personale e nel poter mettere in mare la flotta. Ho colto, forse ha premiato il fatto che negli ultimi giorni avevamo dato dei messaggi per un discorso anche di correttezza e trasparenza e di modalità nel gestire i rapporti con la pubblica amministrazione, fatto che avremmo detto chiaramente quello che pensiamo, in particolare mi riferisco ovviamente ai tempi della transizione energetica. Devo dire, credo che abbia colto, ben supportato dai suoi collaboratori e dalla struttura. Poi veramente c'è stato obiettivamente in questi 2 o 3 mesi un grande lavoro del Parlamento, di alcuni ruoli del Parlamento che hanno capito quanto sia rischioso per il Paese. L'hanno detto poi, a me è piaciuto molto la parte dei lavori relativa alla tavola rotonda. Devo dire, siamo stati anche un po' fortunati perché abbiamo incastrato una tavola rotonda in un momento particolare tra materie prime, gozzi, logistica, integrazione, a monte, ferrovie, a valle, isola, navi, quindi al contrario, che dice ma è l'integrazione verticale, l'ho fatta anch'io, il discorso del servizio, cioè, allora in questo senso cosa voglio dire? Una tavola rotonda che ha fatto dimostrando una parte rilevante di PIL alla politica di come parliamo di gente, di roba concreta. Su un piano d'emergenza abbiamo proposto un'alternativa che sia quella di poter imbarcare anche extracomunitari rispetto all'obbligo della tabella nella parte del RORO e RORO Pax. Questo è un provvedimento di emergenza per gestire l'estate. Paradossalmente fa piacere vedere che c'è aumento della domanda, come dicevamo il traffico passeggeri in forte ripresa, in modesta crescita il traffico merci, cosa che noi sosteniamo da sempre. Oggi è evidentissimo la possibilità di aumentare l'occupazione italiana, questa è l'emergenza. In termini strutturali c'è una nuova generazione di allievi che escono dagli istituti nautici, chi fa l'Accademia del Mare, qui da armatore le dico che oramai c'è questo sistema, scuola nautica, accademia. Un ragazzo di 20-21 anni prende l'imbarco e quasi al 100% ha un posto di lavoro fisso a tempo indeterminato. Bisogna incrementare i numeri, cioè far sì che, ecco, i 1.100, per carità, sarebbe bello fossero 11.000. Alcune discussioni a livello internazionale mostrano come il settore non ha ancora scelto sul piano tecnologico quali sono le strade. In questa condizione di incertezza è difficile riuscire a fornire in tutti i porti, non solo italiani, tutte le possibili alternative energetiche. Questo vuol dire che dobbiamo guadagnare tempo, diciamo così, con il refitting e altri interventi che comunque possano ridurre l'inquinamento, così come il cold ironing, cioè spegnere i motori quando si è in porto, e nel frattempo lavorare sul piano della ricerca con gli armatori, con i costruttori, per capire dove l'intero settore a livello globale andrà, in modo da fare investimenti ma riducendo al massimo il rischio di buttare, diciamo così, alcuni investimenti, anche perché le risorse, anche quelle pubbliche, non sono certo infinite. I miei uffici mi chiamavano per informare che siamo riusciti a stento a comporre gli equipaggi di oggi per garantire il trasporto pubblico locale, facciamo noi, quindi quei servizi essenziali per le isole. Il numero dei casi Covid aumenta, la normativa obbliga il marittimo, ancorché asintomatico, a stare a casa. Sapete tutti che non si trovano facilmente i marittimi, e il combinato disposto tra questo e la normativa sui riposi, orario di lavoro, doverosa ma tassativa,
rischia a breve di comportare il fermo di qualche nave. Sapete tutti che le tabelle di sicurezza vanno rispettate, quindi basta un marittimo in meno e la nave non partirà. La paura è che qualche vacanza possa essere rovinata non da guerra o da altro, ma da un fermo delle navi creato dalla mancanza di equipaggi. Ecco, noi chiediamo un veloce intervento normativo che possa consentire, davanti al rischio di fermata della nave, soprattutto nel trasporto pubblico locale, quindi parlo anche a nome dei colleghi di Caremar, di Saremar, di tutte le regionali, un intervento che quantomeno consenta di partire per poi provvedere entro 5, 6, 10 ore. Oggi arriva, sono positivo, si ferma la nave. Più di 800 lavoratori, più di 1000 automezzi, più di 2 milioni di Teus movimentati ogni anno, con 200.000 trasporti e 42 milioni di chilometri percorsi. Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider. E adesso la seconda parte, come avevamo anticipato già la settimana scorsa, del nostro viaggio ad Amburgo a seguito del Propeller Club. In questo ambito rappresentano un dato significativo i 50 milioni di tonnellate di merci movimentate tra porto ed Interland annualmente, grazie al trasporto su ferro, oltre 70.000 treni anno che vengono gestiti sulla rete di Port Railway. La ramificazione dei servizi di linea con un notevolissimo numero di portualità mondiali collegate, i numerosi collegamenti ferroviari con tutta l'Europa e più recentemente con i paesi asiatici e con la Cina, via della seta, rappresentano un ulteriore elemento di crescita e di competitività del porto tedesco. Presidente di Consip Italia, Cecilia Battistello, dottoressa, ci vediamo un po' dopo qualche anno dalle nostre prime esperienze in transport, questo format specializzato nel mondo del trasporto, però oggi siamo qui ad Amburgo seguendo la missione del Propeller Club, che ha pensato di dedicare 3 giornate a questo porto, a questa città così importante, che lei conosce molto bene. Allora io volevo chiederle come nascono, per quanto riguarda ovviamente la vostra attività, i rapporti tra Italia e Germania, come si sono consolidati e a che punto siamo oggi, se può essere ovviamente sintetica nell'ambito di questo settore così specifico che è lo shipping. Allora ricordiamoci che è stato proprio il terminalista Eurocai a partire col nuovo porto di La Spezia, quando è nato il Molo Fornelli, e sono proprio i tedeschi che hanno insegnato a noi italiani che si lavora 24 ore al giorno, se piove, se nevica, di sabato, di domenica. Dunque i rapporti vanno indietro fino al 1984, è una lunga alleanza, è molto positiva, io penso. Lei qui in Germania ha una grossa esperienza, si parlava di dragaggi. Se c'è da dragare, qui si draga, non si aspettano mesi o anni, è vero? È diventato anche qui un po' più difficile. Abbiamo visto questo dragaggio del fiume Elbe che non si fa alla fine, però si deve fare. Se si vuole crescere bisogna fare i dragaggi. Col dovuto modo, ma bisogna farli, non esiste. Ecco, se lei dovesse, individuare veramente quali sono le difficoltà che in qualche modo penalizzano il cluster marittimo italiano rispetto a un cluster marittimo tedesco, che è
che rappresenta l'eccellenza, così come la rappresenta i porti del nord Europa, tipo Anversa e Rotterdam, che abbiamo visitato l'anno scorso. Dove la va ad evidenziare queste grandi differenze? È molto semplice, la burocrazia c'è anche in Germania, ma funziona, da noi purtroppo non funziona. E questo è il grosso problema, non solamente nel nostro settore, dal mio punto di vista. Problema che è stato evidenziato anche da Paglioid nella visita che abbiamo fatto oggi in tarda mattinata. La difficoltà di recruitment delle nuove leve che si dedichino, che vogliano, come dire, sposare l'attività nell'ambito marittimo. Cioè anche qui in Germania mi sembra che ci sia questo problema, così come c'è in Italia. Ma perché i giovani non ci vogliono lavorare? Probabilmente hanno di meglio da fare, questo è un grosso problema, mi creda, non solo in Europa. Ero negli Stati Uniti recentemente, lo stesso problema, i giovani non vogliono più. Ma la comunicazione può aiutare o è proprio una cosa concettuale, cioè i giovani, voglio dire, hanno all'orizzonte delle missioni diverse? Forse i genitori, quelli della nostra generazione, hanno fatto l'errore di tirarli su nel modo in cui li abbiamo tirati su e adesso dobbiamo affrontare le conseguenze. Una grande potenza dunque quella hamburghese che si è trovata a discutere con la delegazione Propeller di tematiche core oggi particolarmente attenzionate a livello globale. Digitalizzazione, ambiente e quindi transizione energetica, automazione di ultima generazione, shipping finance. Argomenti che sono stati messi sotto i riflettori, così come la criticità rappresentata oggi dalla difficoltà di reclutare figure professionali specializzate che possano supportare un carico di lavoro in costante crescita e sviluppo. Come possiamo inseguire dei paesi geograficamente completamente diversi, con un porto per nazione, con un sistema fluviale? Sono totalmente d'accordo con Panaro. Noi dobbiamo vedere in quale modo mettere in rete la portualità italiana con la logistica soprattutto, perché forse questa è la grande sfida che ancora noi, ma parlo noi anche come imprenditori, abbiamo, cioè di poter fare in modo che i porti sempre più siano connessi logisticamente al territorio. In Italia sicuramente per le montagne, non tanto le Alpi che le abbiamo bucate tutte, ma per gli Appennini che dividono il Tirreno Adriatico è più difficile. Però ecco, l'intento, lo scopo di queste missioni e le discussioni che noi abbiamo con i partner locali, ma anche del networking interno al gruppo, è proprio di fare una grande squadra, e noi come Propeller credo che diamo un contributo importante a questo discorso. Come sempre accade nelle missioni del Propeller Club, in questo caso eravamo in una città che si prestava particolarmente agli stimoli, perché Amburgo, sia per quanto riguarda la logistica, sia per quanto riguarda lo shipping, la possiamo considerare una capitale a livello europeo, forse anche più di Rotterdam e di Anversa. Innanzitutto mi hanno molto aiutato i panelist, che erano tutti di elevatissima qualità, sia i rappresentanti, amici di Hamburg Commercial Bank, che il collega che rappresentava Unicredit HVB, e anche il contributo sostanziale dell'ex presidente Thomas Reder, l'ex presidente dell'EXA. Abbiamo trattato sostanzialmente tre temi principali. Il primo, quello della finanza green, che oggi diventa sempre più una realtà e meno teoria. Purtroppo però la velocità con cui si inseguono l'incedere di questi regolamenti, sia a livello europeo sia a livello globale per lo shipping, purtroppo crea un overlapping di norme che non fa chiarezza e soprattutto rende molto scuro il mondo dell'erogazione dei finanziamenti green, che molte volte hanno solo la label, cioè l'etichetta di green, ma che di fatto non sono green. Quindi noi abbiamo ribadito tutti questa volta, non solo la mia posizione che è ufficiale, l'ho ribadita più volte in sede EXA, quella della necessità di armonizzare le norme per far sì che ci sia una chiara etichetta green, una label green, e che sia oggettiva, quindi che non si possa prestare la materia a fenomeni cosiddetti di greenwashing,
cioè di iniziative private che poi impongono condizioni di finanziamento che non sono basate poi su un effettivo rispetto delle regole, che invece sono legge. Abbiamo anche trattato il tema della capacità delle banche attuali di erogare credito sulla base della lezione impartita dal passato, e effettivamente si nota una maggiore razionalità, ma soprattutto è emersa la volontà da parte delle banche di cooperare con altri attori di mercato. In particolare lo scopo che diciamo tutti si auspicano che si raggiunga è quello di portare il risparmio privato, questa volta in maniera giusta, non come è avvenuto in passato almeno in Germania attraverso fenomeni tipo Keiji, ma di portare il risparmio privato verso il settore dei trasporti, dello shipping e delle infrastrutture marittime. Questi sono stati i due temi principali. A questo abbiamo aggiunto il tema proprio sulle infrastrutture e le nuove regolamentazioni bancarie che si andranno a succedere a breve, soprattutto la riforma dell'accordo di Basilea, cosiddetto Basel III Plus, che probabilmente, se verrà preservato il draft emesso dalla Commissione europea, potrebbe riservarci anche delle sorprese positive per il settore dello shipping, che finalmente sta assumendo un po' più di dignità anche agli occhi del regolatore bancario. Se parliamo specificamente di shipping, uno dei motivi è stato proprio la cattiva gestione delle crisi da parte delle banche, che avendo generato un downsize delle aziende di shipping ovviamente ha fatto disperdere delle professionalità sia operative che di carattere finanziario e amministrativo nell'ambito delle aziende di shipping. Se parliamo a più vasto raggio della logistica e dello shipping, allora dobbiamo fare un ragionamento più complesso, cioè è l'ignoranza, soprattutto nel nostro paese, l'ignoranza verso la materia della logistica. Noi dovremmo essere un paese di logistici, l'ho detto più volte, perché siamo circondati da coste, perché il mezzo modale e intermodale è fondamentale per connetterci al resto dell'Europa e del mondo. E invece noi snobbiamo la logistica. La logistica la mettiamo nell'ambito delle infrastrutture, solo delle infrastrutture. La logistica è un'infrastruttura, lo shipping è un'infrastruttura, ma è molto più complessa degli altri tipi di infrastruttura. Quindi noi dobbiamo formare nel tempo delle generazioni. Io ho visto quello che è stato fatto ad Anversa con la scuola, nell'ambito dell'università. Abbiamo tentato in Italia, Genova, Napoli, iniziative in ambito privato di formare dei profili, ma il problema che abbiamo è anche la comunicazione. Cioè noi non comunichiamo bene la passione e l'interesse per un mestiere bellissimo, che è quello della logistica marittima. Nella prima giornata il programma ha previsto una componente convegnistica con due tavole rotonde organizzate dalla Hamburg and Bremen Shipbrokers Association sui sistemi portuali e sulla shipping finance, una visita alla storica sede della Hapag-Lloyd fondata nel 1847. La seconda giornata, incentrata invece sulla visita al porto di Amburgo, al terminal Altenwerder e al terminal Eurogate. Oggi c'è stata un'ulteriore conferma di come è strutturato un porto come quello di Amburgo. Sì, sono uscite un po' di temi, chiaramente la vocazione energetica, adesso io non so se qui si vede, ma siamo in mezzo a un campo di pale eoliche, quindi da questo punto di vista loro non sono dietro a nessuno. Con le pale ci hanno spiegato che danno il 70% dell'energia che serve alle gru, alle immense gru che qui gestiscono. In questo momento c'è una nave allo scarico da 400 metri, quindi insomma le gru erano a 23.000, quindi le più grandi esistenti al mondo. I temi si incrociano tutti, perché abbiamo appena visto un terminal ALA dove appunto, a proposito di utilizzo del personale, abbiamo visto tutta una gestione interna dell'handling completamente automatizzata, con appunto ralle che tra virgolette si muovevano e spostavano automaticamente senza uomo a bordo i container, e quindi tutti i temi sono: la produttività aumenta con la digitalizzazione, l'automazione appunto toglie uso del personale, e poi appunto la sostenibilità, la vocazione sostenibile che è completa. Ecco, c'è un po' una linea abbastanza condivisa anche da parte nostra, che è quello che il porto diventa e deve essere oggi sempre di più un hub energetico, e qui abbiamo visto come lo si può fare. Ecco, il suo osservatorio privilegiato per chiudere
È chiaro che tutto questo vuol dire anche tempi molto diversi rispetto a quelli che sono italiani, e naturalmente ricadiamo poi nel solito problema burocrazia, che probabilmente non è paragonabile. Ma diciamo che fondamentalmente, insomma, per venire qui abbiamo fatto 40 minuti di pullman. Noi quando siamo nei nostri porti non facciamo 40 minuti, nelle nostre città non facciamo 40 minuti di pullman per andare ai terminal. E quindi questo ci fa capire che anche poi le soluzioni che qui si trovano, che sono molto ardite, no, dal punto di vista ambientale, piuttosto che anche di tutela del patrimonio artistico, piuttosto che naturalistico e quant'altro, trovano una risposta, perché proprio non si trovano all'interno del contesto urbano. Ecco, su questo ci sono visioni del mondo di vario tipo. Diciamo che noi abbiamo pochi porti che stanno a 40 minuti di bus dal contesto urbano, e quindi è chiaro che quel tipo di vincoli, che possiamo anche chiamare burocrazia, ma insomma i vincoli in Italia ci sono, anche perché i porti sono tutti in ambito urbano, e questo chiaramente crea problemi in più rispetto a quello, all'ambito in cui ci troviamo in questo momento. Contestualizziamo proprio 30 secondi sul tema digitalizzazione, sul tema ambiente. Voi come autorità di sistema a che punto siamo? Ma digitalizzazione, mi permetto di dire, non abbiamo veramente lezioni da parte di nessuno. Penso che il PCS di Trieste sia totalmente completo, parte dal lato mare, dalla banchina, arriva fino all'integrazione totale della gestione ferroviaria con i terminal, con la stazione e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è un PCS completo, che però tra l'altro fa il paio con le operazioni importanti dal punto di vista societario che abbiamo fatto, quindi una gestione dei buffer esterni al porto, camionistici e quant'altro. Quindi su questo penso che la digitalizzazione e l'organizzazione del porto, dei terminal e delle buffer area e degli inland terminal a Trieste sia veramente una fase ottima. Per quanto riguarda, insomma, l'aspetto invece di sostenibilità, investimenti energetici e quant'altro, abbiamo come tutti i porti italiani un forte investimento sul cold ironing, abbiamo la disponibilità finanziaria per farlo, stiamo ragionando con Terna per avere la disponibilità anche della, chiaramente, dell'energia che serve per andare a sostituire quelli che sono i motori delle navi, ma anche tante altre attività. E questa diciamo è una vocazione che in qualche modo ognuno di noi declina in maniera diversa, un po' più spinto o meno, ma penso che sia una strada tracciata un po' per tutti. Come sempre un po' una sorta di confronto, per quanto impari, no, fra quelle che sono le portualità diciamo del sistema dell'Europa del Nord con quello del Sud. Devo dire che, come hai sottolineato tu, è stato molto positivo la partecipazione di ieri mattina alla tavola rotonda, perché è stato comunque un momento in cui ci siamo confrontati, abbiamo potuto presentare in particolare i progetti che come autorità di sistema portuale stiamo portando avanti nei porti di La Spezia e di Marina di Carrara, soprattutto per quanto riguarda la parte dei green ports, quindi il finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero della Transizione Ecologica e che comunque ci permetterà di effettuare proprio quella svolta green nel sistema portuale e cercare di andare al passo di quelli che sono anche i progetti che poi dal punto di vista della sostenibilità sono sul campo anche qui ad Amburgo, come abbiamo potuto vedere nella visita di ieri e di oggi. L'altro tema che abbiamo trattato nella tavola rotonda è il tema della digitalizzazione, quindi tutte le innovazioni che come autorità di sistema portuale stiamo portando avanti, tra cui la collaborazione forte con l'Agenzia delle Dogane, che ci permetterà di essere il primo porto, il primo sistema portuale in Italia a sperimentare il Sudoku, quindi lo sportello unico doganale dei controlli. Ho visto che quando ho illustrato questa parte ieri mattina nella tavola rotonda c'è stata particolare attenzione da parte dei rappresentanti della Camera di Commercio, ma anche quelli del porto di Amburgo, quindi sicuramente è un interesse il tema appunto della velocizzazione dei controlli. E poi ieri, come dicevi, appunto in APAC-Lloyd, in questa interessantissima visita, in effetti i temi, che le tre priorities su cui loro stanno lavorando sono proprio l'environment, la digitalizzazione e il training, quindi tutta la parte della formazione. Ricordato anche ieri mattina nella tavola rotonda il ruolo della governance proprio dell'autorità di sistema portuale su queste tematiche, la tematica dell'intermodalità e la tematica appunto di esercitare un ruolo sulla zona logistica semplificata che deve essere istituita, quindi comprendendo i territori tra cui appunto quello di Parma, che è il nostro naturale retroporto. Sull'intermodalità stiamo lavorando sia su Santo Stefano di Magra, proprio per cercare di integrarlo sempre di più nell'ottica del sistema intermodale ferroviario del porto della Spezia in particolare. Abbiamo
fatto diversi passi in avanti nelle interlocuzioni che sono in corso, oltre ad esserci lì già attivo da diverso tempo il Centro Unico dei Servizi, ma quello deve diventare a tutti gli effetti una piattaforma intermodale completamente integrata nel porto, non solo in questa fase in cui noi stiamo soffrendo un pochino per il problema dei lavori che sono in corso all'interno del porto per il nuovo potenziamento dei binari di La Spezia Marittima, ma questo dovrà essere un pretesto perché un domani Santo Stefano di Magra a fine lavori dovrà essere proprio una parte integrante del sistema ferroviario di tutto il sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Un'ulteriore conferma della vostra attenzione a quelli che sono questi concetti di comunicazione, anche perché la presenza a queste missioni internazionali alle propeller, e ovviamente non solo queste, è una consuetudine. Sì, una consuetudine che per fortuna è ripresa dopo il dramma del Covid, e quindi tutte le attività di promozione sono riprese in presenza, quindi abbiamo adesso ultimamente partecipato con successo al Break Bulk di Rotterdam e poi abbiamo fatto un evento relativo alle crociere e oggi siamo di nuovo invece in un grande porto europeo e dove promuoviamo il nostro sistema e continuiamo così. Ancora una volta centrati quindi gli obiettivi che da sempre si pone il Propeller Club con questa ennesima missione internazionale. Confronto, collaborazione, analisi di scenario globale e settoriale, prospettive e criticità trattate con obiettività e professionalità che non possono che costituire contributi utilissimi. Ancora una conferma della bontà delle iniziative Propeller Club che destano sempre grande attenzione ed apprezzamento generalizzato. È tutto per Transport di oggi, grazie per averci seguito.